di tutto, il fondatore della psicologia umanistica esistenziale a cui si ispira il counseling è Carl Rogers, che ha dato luogo intorno agli anni 50-60 a quella che è stata la terza forza della psicoterapia umanistica, concentrandosi sulla salute dell'essere umano e non sulla malattia e sulla patologia. Conseguentemente Carl Rogers ha dato il via a nuove modalità di intendere la cura del quello che lui ha chiamato cliente e non paziente. Chi ha fatto il latino sa che patior latino significa sofferente, e noi lavoriamo come counselor proprio perché non siamo psicologi sullo stato di salute dell'individuo nel qui e ora, senza scavare, senza andare a toccare la ristrutturazione profonda della personalità. A me piace iniziare talora i percorsi, e forse Riccardo l'ha già vista, l'ha condivisa con me e con i suoi colleghi questa immagine. È una frase di Carl Rogers che dice: è così facile curarsi degli altri per ciò che io penso che siano, o vorrei che fossero, o sento che dovrebbero essere. Curarsi di una persona per quello che è, lasciando cadere le mie aspettative di ciò che essa dovrebbe essere per me, lasciando cadere il desiderio di modificare questa persona in armonia con le mie esigenze, è la via più difficile, ma anche la via più maturante verso una relazione intima più soddisfacente. Carl Rogers fa derivare appunto da quella che è la psicologia umanistica esistenziale, di cui una branca poi, cioè una derivazione, è stato il counseling, la scuola di Palo Alto. Non siamo qui per fare una lezione, ma degli accenni introduttivi di la scuola di Palo Alto, quella che poi è diventata l'MRI, Mental Research Institute in Palo Alto, da cui è derivato coaching, PNL, counseling. Allora, che cos'è il counseling? Il counseling è una modalità di intervento fra persone che si trovano in difficoltà, fra persone che hanno lavorato su di sé, che si sono messe in discussione attraverso un percorso di autoconsapevolizzazione, se così si può dire. Si trovano poi ad aiutare gli altri ad aiutarsi nei vari ambiti: scolastico come insegnante, medico come medico, come infermiere, come dirigente d'azienda. Quindi il counselor è una professionista della relazione d'aiuto, della comunicazione interpersonale, e il counselor ha un lavoro che è centrato in un ambito che si definisce concentrato appunto sulla soluzione dei problemi, quindi sul problem solving. Si sente tanto parlare di problem solving, ebbene concentrarsi sui problemi, sulle soluzioni e non sui problemi. Il counselor persegue obiettivi comuni concordati col cliente, poi vedremo come e perché. Chi ha fatto un percorso di counseling sa come si fa, chi non ha fatto percorso di counseling chiaramente non ha in mano degli strumenti da utilizzare, ma lo stesso insegnante, lo stesso dirigente d'azienda spesso non ha in mano degli strumenti per attivare la comunicazione efficace o per comunicare efficacemente. Ma vi sono vari tipi di counseling, ed è qui ne ho raccolti un po', non so se ce la fate a leggerli tutti. Counseling psicologico, perché è portato avanti da psicologi, counseling psicopatologico, psicosomatico, infermieristico, scolastico, school counseling, d'impresa, sciamanico, di gruppo, di psicoterapia o psicoterapeuta, perché poi vedrete, risponderemo alle vostre domande, uno psicologo può diventare counselor, uno psicoterapeuta può fare anche un percorso di counseling. Un counselor fa un percorso di counseling, sta adesso in discussione alla Camera e Senato proprio il riconoscimento. Ieri hanno dato la prima risposta, è passato di là, è tornato di qua. Speriamo che rientri fra una delle libere associazioni, che è il COLAP, che fa parte delle libere associazioni. Finalmente ci dia la buona notizia che non solo il counseling è stato riconosciuto come una categoria che ha un albo. Noi abbiamo un registro al quale siamo iscritti, però non è ufficialmente riconosciuto, come non era riconosciuto quello degli psicologi. Per diventare counselor che cosa si fa? Oggi siamo qui proprio a spiegare questo. In Italia sono presenti molte scuole di counseling, noi siamo una di quelle. Siamo di recente istituzione, però veniamo tutti da varie origini. Poi chi si presenterà dirà anche da dove proviene. Io provengo da una scuola che è agganciata alla FAIP, la Federazione dell'Associazione Italiana di Psicoterapia, e AICI fa parte della FAIP, la Federazione dell'Associazione Italiana di Psicoterapia, ma come vedrete ci sono altre associazioni di categoria.
che tutelano attraverso delle quote annuali, sia come counselor, sono counselor trainer come Spagna Cerboni e come scuola accreditata, perché facciamo parte come AICI dell'elenco delle scuole accreditate dalla Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia e Counseling. Quindi in Italia sono presenti diverse scuole che organizzano i corsi e le scuole di counseling fanno riferimento ai criteri delle federazioni ai quali sono iscritti. Infatti ogni federazione dall'anno scorso ha istituito un nuovo codice etico che potete leggere in ogni prima pagina dei siti delle associazioni di categoria. Vedremo quali sono anche le associazioni di categoria. La durata media di un corso è di 3 anni, però noi come AICI, ve lo spiegherà la dottoressa Cervoni, vedrete come cerchiamo di proporre in forma modulare, circolare, che vuol dire che chi si iscrive non è obbligato a frequentare l'anno o si può iscrivere in qualsiasi momento anche dell'anno. Cioè, quindi sono previste, ufficialmente sono previsti 3 anni con circa 450 ore di formazione annue, sono previste delle ore di supervisione e alla fine del corso si sostengono degli esami teorici pratici. E poi è possibile iscriversi a uno dei registri o albi, perché alcune federazioni chiamano albo, alcune chiamano registro. Noi siamo iscritti al registro della FAI. In Italia vi sono diverse federazioni che gestiscono albi, come dicevo prima, di counselor e sono presso il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. È possibile iscriversi a uno di questi registri inoltrando richiesta formale, eccetera. Queste sono alcune delle federazioni. La FAIP, di cui noi facciamo parte, Asso Counseling, il CNCP, Arcore, SICO, la SICOL e ce ne saranno sicuramente anche altre, però non credo ancora molte. Ecco, questa è la notizia di ieri. Il 16 novembre il Senato, questa notizia della FAIP, scusate che non sapevo che questo mi rullava, insomma. Senato questa mattina ha approvato il nostro disegno, un altro grande passo è stato fatto, ora siccome sono passati alcuni anni, alcuni emendamenti, tutto torna alla Camera. Sapevamo dell'impegno preso dal Senato, ma non ci aspettavamo tempi come così rapidi. La prima che mi è arrivata è stata di Asso Counseling, la seconda che è arrivata subito dopo Asso Counseling è stata FAIP, io avevo copiato direttamente la prima che era arrivata. Conseguito un diploma di counselor come agevolatore della comunicazione, perché il counselor è un agevolatore di comunicazione, c'è la possibilità anche per chi non avesse già una laurea o in psicologia o in pedagogia o altri tipi di laurea, avere riconosciuto di parte degli esami, perché la FAIP, come altre associazioni di categoria, hanno una convenzione con, in particolar modo la FAIP, con l'Università Telematica Marconi o con altre università. E quindi posso dire che persone che hanno fatto il percorso di counseling hanno avuto valutati i titoli e quindi sono stati ammessi direttamente poi al corso di laurea o laurea magistralis in psicologia, per quello che mi interessava a me, o pedagogia. Io a questo punto penso di... vi lascio con queste piccole immagini, poi lo passo a te. Mi metto io seduta lì. Oh, questa è una frase che ho sentito dire per la prima volta a un convegno mondiale di terapia strategica del professor Nardone ad Arezzo, non a Chianciano, perché è l'ultimo convegno mondiale. Porta addosso le ferite delle battaglie che ho evitato oppure che non ho combattuto. Questa è Pessoa e devo dire che effettivamente spesso per primi quando rinunciamo e poi rinunciamo ancora a questi tentativi di non fare qualcosa ci cementificano quello che ci porta poi a non agire, al non movimento, a non essere motivati, motivare, moto azione, moto d'agire. Un'altra frase di Rogers per me è abbastanza cara, che ho messo anche sul mio blog: tutto ciò che sono è sufficiente solo se riesco ad esserlo, in quanto che spesso non riesco a essere quello che io sono, o come Manuele Grilli. Ho preparato delle slide sulle immagini che tu ieri hai messo, che poi con piacere farò vedere magari alla fine di questo percorso. Bukowski era un po' pazzoide, no? Voi sapete chi lo conosce, insomma, il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice, farsi capire soprattutto. Ed Hesse, che è un altro autore fra i miei preferiti e forse di molti, l'anima libera è rara.
ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli sei vicino. Ed è il benessere che si prova quando ci si incontra fra counselor, o quando ci si incontra fra persone che si sentono libere, che trasmettono un'energia che comunica al di là di quello che è il corpo fisico, no? Quindi fare un percorso di counselor è comunque un percorso impegnativo, perché la prima cosa che ci si chiede è quella di metterci in discussione. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta, 2 volte al giorno, Hermanesse. Spesso gli insegnanti, e noi abbiamo avuto insegnanti tutti nella nostra vita, ci hanno aiutato a non stimolare l'autostima e a non concentrarci su quell'unica cosa magari positiva che avevamo fatto, no? Quindi Hermanesse dice anche l'orologio giorno fermo, fin dei conti, segna l'ora giusta 1 volta al giorno. Allora, cerchiamo di concentrarci sulle nostre risorse positive. Termino con questo. Io sicuramente in ogni situazione, anche da quando sono entrata qui a ora e quando andrò via, non sarò più la stessa di quando sono entrata oggi alle 2. Mi sono fatta aiutare dal mio amico Alessandro, che ho trovato per strada. E quest'altra frase di Jed Campos, che io ho maturato proprio il giorno dell'inaugurazione della nostra associazione, dice: foglia che cade nel fiume, anche se il fiume la porta via, cambia l'aspetto del fiume. Spero che alcune parole dette qui possano rimanere, siano di stimolo, sia quello che sia, per portare dei cambiamenti, nuove collaborazioni e nuove reti. E questo dico, AICI tende a fare rete. I docenti che sono qui e le persone che sono ad assistere sanno che noi cerchiamo sempre di avere reti, di portare e comunicare per poter riuscire ad interagire e di soddisfare quella che è la crescita personale in ognuno di noi, a cominciare da me. Prendo io questo.